presenti. Noi abbiamo scelto di organizzare questa conferenza stampa qui a Palazzo di Città e dopo tanti incontri, tanti confronti che abbiamo avuto anche con voi, con gli organi di informazione, però abbiamo sentito la necessità anche di un momento di confronto più tranquillo e non solo confronti o interviste o battute dettate di volta in volta dalle emergenze o dai comunicati stampa, anche perché queste vicende hanno una complessità particolare, un'articolazione molto particolare, come è noto e come sanno tutti coloro che le seguono, per cui il fenomeno non sempre facilmente riconducibile o riducibile a poche battute o a poche righe. Molto rapidamente io farò una breve introduzione di circa 10 minuti per fare il punto, poi se ci sarà necessità ovviamente verremo alle domande dei giornalisti. Innanzitutto anche quest'anno, come è noto, noi registriamo una presenza di lavoratori extracomunitari o di cittadini extracomunitari che vorrebbero lavorare, che non ci riescono nel territorio di Nardò. È una presenza che, come è noto, è legata al lavoro in agricoltura, in modo particolare alla coltivazione delle angurie, oramai non più a quella del pomodoro, poiché la coltura del pomodoro, la raccolta in modo particolare del pomodoro fin dal 2012, cioè fin dallo scorso anno, viene affidata soltanto quasi esclusivamente a lavoratori italiani, per cui non prevede più l'impiego di cittadini extracomunitari. Pertanto la permanenza della presenza di cittadini extracomunitari nel nostro territorio oramai è collegata in modo quasi esclusivo alla raccolta delle angurie. È una presenza di alcune centinaia di persone, un numero che non può spaventare una città come quella di Nardò. Questo lo dico, l'ho detto altre volte e lo ripeto sempre, che a volte su questa vicenda molto spesso vi sono prese di posizione un po' divergenti da quelle dell'amministrazione comunale, o prese di posizione da parte di coloro che si allarmano per presenze di extracomunitari, quasi come se stessimo registrando un attentato, un'occupazione del terzo mondo nel cuore dell'Europa, oppure viceversa, critiche perché non si mettono in campo politiche di accoglienza coerenti e rispettose dei principi di dignità e dei principi di diritto delle persone. Le presenze dei cittadini extracomunitari nel nostro territorio sono di alcune centinaia. La città di Nardò è una città di 32.000 abitanti, è una città che ha un territorio di circa 196 km quadrati. La densità di popolazione della città di Nardò credo che sia la densità più bassa di tutta la regione Puglia, per cui è normale, fisiologico, che sul territorio così vasto, gran parte del quale viene destinato all'agricoltura, tutto sommato la presenza di 100, 200, 300 lavoratori extracomunitari attiene ad una fisiologia minima come numero, una fisiologia minima. Del tutto siamo ad un livello assolutamente lontano da quello di molte città del nord, dove il numero di lavoratori extracomunitari in alcune tocca percentuali più alte di quelle dei cittadini comunitari. Ecco perché si tratta di un fenomeno che noi riteniamo possa essere tranquillamente gestito in maniera ordinata da una città delle dimensioni della nostra. I problemi che anche quest'anno abbiamo affrontato riguardano due diverse tipologie di cittadini extracomunitari che provengono da diverse etnie, appartengono a diverse etnie, vale a dire cittadini extracomunitari che riescono a trovare un impiego in agricoltura, quelli più professionali,
anche con una retribuzione più che dignitosa, man mano poi che si abbassa il livello di professionalità e man mano che si scende a forme sempre più precarie, la retribuzione si abbassa, in alcuni casi addirittura risulta, in casi eccezionali, sia stata perfino negata, e quindi abbiamo anche questa, diciamo, questa banda di oscillazione con riferimento alla retribuzione. Ci sono dei cittadini che extracomunitari, tunisini, che purtroppo hanno denunciato negli anni passati di aver lavorato per 3-4 giorni e di non essere stati retribuiti. Ci sono lavoratori extracomunitari che hanno dichiarato di aver guadagnato anche 100 euro al giorno per periodi lunghi per le loro attività. È chiaro che i problemi di accoglienza e le questioni che riguardano l'integrale, le difficoltà, tengono a coloro che non riescono a guadagnare cifre dignitose, che non riescono a lavorare. Pertanto noi abbiamo le scelte che riguardano l'accoglienza di questi lavoratori sono scelte che devono tener conto delle due categorie, cioè di coloro che lavorano, per i quali si pongono dei problemi che vedremo subito, e per coloro invece che non lavorano, che lavorano soltanto uno o due giorni per tutto il periodo che, come sapete, comincia nelle prime settimane di luglio, diciamo, non raggiunge da noi i due mesi. Anche questa è una caratteristica del nostro territorio rispetto ad altre regioni d'Italia. In altre regioni, in altri territori, anche nella Puglia, il periodo di permanenza dei lavoratori extracomunitari è più lungo, il periodo di permanenza dei lavoratori stagionali da noi in genere è inferiore ai due mesi. E vi sono alcuni che in questi due mesi lavorano o non lavorano affatto o lavorano soltanto 2-3 giorni. Questo naturalmente comporta un problema molto serio: dove vivono, cosa fanno, come mangiano, come si nutrono, come si vestono, come si spostano. Questo è un problema che riguarda l'assistenza di queste persone. Il numero, quante sono? Considerando che coloro che lavorano sono 100-150, anche qui noi registriamo sicuramente oltre 100 persone che non lavorano e che affrontano questi problemi. A questi deve aggiungersi circa un altro centinaio di persone che ormai possiamo considerare stanziali, perché al termine della stagione estiva non tornano nei loro paesi d'origine e che quindi rimangono nel nostro territorio anche l'inverno. Quindi il numero, la misura la sappiamo ovviamente dai riscontri che facciamo e anche dall'attività che svolge la Caritas, che è un'attività che va sottolineata per l'enorme importanza che riveste, che la Caritas diocesana è da molto tempo impegnata in attività di assistenza a favore di lavoratori e cittadini extracomunitari. Da qualche tempo anche attraverso la mensa e comunque fornendo cibo in alcuni punti di distribuzione ai cittadini extracomunitari che ne fanno richiesta, e la Caritas ha registrato quest'anno interventi a favore di un numero di cittadini comunitari tra i 200 e i 300. Quindi sono sostanzialmente le 100 persone che più o meno sono presenti qui anche in inverno, e poi l'altro centinaio più che si aggiunge nell'attività stagionale che non riesce e che non riesce a trovare lavoro. Per queste persone si pone un problema di innanzitutto, io voglio dire una cosa molto semplice, perché molto spesso mi vengono proposte a riunioni scientifiche, super tecnologiche, con 25 scienziati, con 25.000 esperti in tutte le scienze del mondo, per sapere cosa vogliono queste persone. 27 premi Nobel, 80. Queste persone vogliono un lavoro e una casa. Questo, diciamo, è il risultato di questa officina di cervelli che noi potremmo mettere al lavoro per 3-4 anni è questo. Queste persone vogliono quello che vogliono tutte le persone del mondo: un lavoro per poter campare e una casa per poter dormire. Innanzitutto, quindi, l'esigenza che noi abbiamo, al di là poi di tutto il resto, è questa. Questo lo voglio dire anche
a chi a volte tende a sviare il problema o a porre questioni politiche strane, di progetti. Lo voglio dire anche a chi, diciamo, alla regione non sempre ha avuto un approccio deciso, chiaro e netto con questi fenomeni. A volte bisogna partire dalle questioni elementari. Non bisogna far finta di non vedere quelli elementari per fare gli scienziati con quelle complicate. Chi studia questi fenomeni sa che in Italia abbiamo 383.000 cittadini stranieri in cerca di occupazione. Questo è un dato scientifico. Questo è un dato. Noi in Italia abbiamo i nostri milioni di disoccupati, cittadini italiani che sono disoccupati in cerca di lavoro, e abbiamo anche 383.000 cittadini stranieri che vivono in Italia e che cercano un'occupazione, vogliono un lavoro, un posto di lavoro. Di questi 383.000, che non sono pochi, 200 vengono a cercarlo al lavoro. È molto semplice, se si guardano le cose senza pregiudizi e senza voler creare polemiche, sono anche pochi tutto sommato. Di fronte a 383.000 solo 200 vengono, quindi cercano un lavoro. Ovviamente comprendete che non è facile oggi dare lavoro a 383.000 stranieri, e non è facile dare lavoro a 300-400. Quindi bisogna il problema di carattere più generale, poi noi lo affrontiamo in Ardò perché siamo qui e perché ce lo poniamo con le persone che sono qui, ma non è che possiamo non tener conto del quadro generale. Queste persone che sono qui ci vengono, lo sanno tutti coloro che seguono questo fenomeno, primo perché hanno la speranza di trovare lavoro, perché si dice a Ardò c'è la coltivazione delle angurie, è possibile che si lavori, e anche perché vengono indotti, soprattutto negli anni passati sono stati indotti da qualche cittadino extracomunitario che svolge attività di intermediazione, una vera e propria tratta di persone, e che induce queste persone ad andare da una parte dall'altra, anche perché in questi passaggi si registrano, non sempre, ma delle volte, più volte, si registrano anche delle speculazioni, di quanto si dice il lavoro c'è, però mi devi dare 1.000 euro se vuoi arrivare, quindi si avvia anche un percorso speculativo di sfruttamento che per poter essere avviato ha bisogno di un dato, cioè che si dia l'illusione che c'è il lavoro. Anche questo dobbiamo dirlo, visto che emerge dalle carte processuali, emerge dai racconti dei sindacati, emerge da tutto quello che sappiamo, bisogna che lo diciamo. Noi abbiamo, ci sono delle persone, dei criminali, i quali creano l'illusione che ci sia più lavoro di quanto in realtà non c'è. Fin quando riescono a creare questa illusione, fin quando riescono in questa attività, loro mettono in moto dei meccanismi di speculazione per i quali poi gli restano delle decine di migliaia di euro in tasca. Quindi questa è una delle ragioni per le quali bisogna anche spezzare questo fenomeno, perché, come dicevamo, il fenomeno è molto più complesso di quanto non sembra, non è riducibile. Il problema di coloro che vado per sintesi, coloro che lavorano, non sono molti, perché abbiamo detto gli impiegati nella coltivazione degli anguri extracomunitari, secondo tutte le stime, noi a volte abbiamo polemizzato per i 5 o per i 10, questo dà il segno che quando si vuole polemizzare non c'è limite alla polemica. Tutte le stime dell'amministrazione comunale, le stime dei sindacati, le stime dei datori di lavoro dicono che il numero di coloro, le stime dell'ispettorato del lavoro, le stime del centro dell'impiego, quindi tutte dicono che sono più di 100 e meno di 200 quelli che vengono avviati al lavoro. Possono essere, secondo alcuni, 120, 130, 170. Diciamo che tutti, su questo c'è unanimità, che siano più di 100 e meno di 200, quindi vuol dire che le stime concordano e i dati sono gli stessi per tutti. Queste persone, alcune ormai da tempo trovano alloggio nella nostra città,
quelle che lavorano con più frequenza prendono in affitto delle dimore del centro storico, alcune hanno preso in affitto delle dimore delle frazioni a Santa Maria Albani, alcune hanno preso in affitto delle dimore del comune, nel vicino comune di Galano. Altre, per altre invece si pone un problema di alloggio, perché non tutte riescono ad organizzarsi per prendere in affitto una casa per poche settimane. I problemi si pongono per non più di 100 di loro, non più di 100. Quindi anche qui un fenomeno che ritengo possa essere affrontato in maniera tranquilla. Quest'anno noi abbiamo allestito un centro di accoglienza in località Scianne che poteva ospitarne fino a 100, centro accoglienza con una tendopoli. Si è detto che era molto lontano, io ritengo che le ragioni, sicuramente non era vicino quanto l'uliveto dove ora sono attentati, però noi gli abbiamo anche posto un limite a Scianne, come l'abbiamo posto prima a Boncuri. Abbiamo detto chi non lavora, chi svolge attività illecite non ci può mettere piede, ovviamente. Quindi ci possono mettere piede quelli che organizzano i ristoranti abusivi, non ci possono mettere piede quelli che organizzano forme più o meno forti di caporalato, non ci possono mettere piede coloro che esercitano la prostituzione, non ci possono mettere piede coloro che la sfruttano, non ci possono mettere piede coloro che fanno la macellazione abusiva di bovini. Per cui abbiamo detto che prima che parta la corsa Scianne, dietro la striscia di partenza rimangano fermi quelli che non ci possono entrare, che sono gli uliveti. Quindi non è che siccome ha aperto Scianne si può andare tutti, si vanno quelli che ci devono lavorare. Il campo di Scianne non è nato per chi così vede, si regola, dice oggi dove lo sistemo il ristorante, vi faccio il conto dove passa più gente. Non è che l'abbiamo fatto per dare un'opzione di vita a tutta la generalità di cittadini extracomunitari che sono in Salerno. Era un campo destinato esclusivamente ai lavoratori che potevano non trovare stabile occupazione o alloggio nelle case. Per loro, anche perché faremmo fatica a realizzare altre forme. Ed era più che sufficiente, ovviamente, per garantire le esigenze di tutti i lavoratori, visto che sono 120, 130, 50, 60, 70 sono già alloggiati. Quindi, come ho detto a Sua Eccellenza il Ministro, ci avanzavano 60 posti per qualche lavoratore di altre province d'Italia. Ci avanzavano una sessantina di posti. Abbiamo registrato tuttavia il problema legato alla distanza, noi l'anno prossimo ovviamente ci attiveremo per realizzare un campo, un'area come questa più vicina, anche se non può essere necessariamente a 300-400 metri sulla provinciale. Un'altra cosa che voglio dire, tutti i vizi e le cose che non sono andate bene negli ultimi anni, per il fatto che si sono sempre verificate, non sono divenute principio di diritto acquisito. Cioè, all'amministrazione comunale non piace che sulle strade provinciali ci siano cittadini extracomunitari che si muovono a piedi o in condizioni non di sicurezza. Il fatto che fino ad ora si sia fatto non vuol dire che è cambiato il codice della strada o che sono cambiati i parametri di sicurezza del nostro paese. È una cosa che non ci deve essere. Quindi quando un cittadino extracomunitario dice ma noi, io sto lontano, non posso andare a piedi attraverso la provinciale, ma non è bene che ci vada. Noi non è che vogliamo, non siamo qui per organizzare sciami di cittadini extracomunitari che rischiano la loro sicurezza sulla provinciale. Noi siamo qui per fare in modo che prendano un autobus. Siamo un'amministrazione italiana del 2013, cioè abbiamo una certa idea di evoluzione della vita sociale. Non pensiamo che si debba andare all'indietro, cioè che si debba passare dalle auto all'indietro, poi dalle auto agli autobus, poi ai mezzi di fortuna, poi alle biciclette senza freni, poi alle biciclette senza luci, poi a piedi. Cioè non pensiamo che sia questo il fenomeno, il ciclo ordinato di evoluzione. Abbiamo sgomberato la ex falegnameria, anche qui ho visto intanto
qualche diciamo, battuta, se si è fatta prima, se si è fatta dopo, se è stata tempestiva. Gli sgomberi sono sempre in ritardo per coloro che pensano che vadano fatti appena uno ci mette via, e poco tempestivi per coloro che sperano che si possano rinviare. Così, qualunque sgombero si faccia, delle case popolari occupate abusivamente, delle aree, c'è sempre, diciamo, questa diversa valutazione. La ex falegnameria, come si è visto, come hanno potuto vedere anche i giornalisti che l'hanno visitata, sapeva dei rischi per la sicurezza degli occupanti altissimi, per cui non poteva essere occupata. Peraltro, insomma, per diverse ragioni che abbiamo già spiegato, sulle quali non torniamo. Così come comuni che abbiamo dei dati dell'ASL che non sono affatto rassicuranti per le condizioni dei cittadini extracomunitari che sono in Mileto e che sono incompatibili con la presenza di persone in un'area come quella. Pertanto, una sistemazione come quella di Oliveto, che noi stiamo cercando di disincentivare, ma che è stata tollerata, non potrà essere tollerata a lungo, non può essere tollerata a lungo nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse dei cittadini, perché gli amministratori di questa città hanno il dovere di occuparsi della salute di tutte le persone che stanno su questo territorio, sia di quelle che sono nate a Nardò che ci vivono, e sia di quelle che, pur non essendo nate a Nardò, ci vivono soltanto per poche settimane provenendo da paesi lontani. Quindi la tutela della salute e della sicurezza di queste persone è un dovere degli amministratori di questa città, dovere che va compiuto, al quale bisogna adempiere. Pertanto, noi quest'anno, quindi lo sgombero della ex falegnameria e lo sgombero dell'Unileto è stato programmato con gradualità, come sempre, con quel carattere di gradualità che ha sempre caratterizzato le scelte politiche e amministrative di questa amministrazione. Abbiamo lo sgombero della falegnameria, ma lo sgombero sarà completato. Vedremo in che modo, se magari o comunque non sarà più consentito l'accesso nel prossimo anno. Naturalmente faremo in modo che le persone che sono qui trovino delle sistemazioni. Sono stati avviati dei progetti che riguardano la masseria Concuri, che qui sulla masseria Concuri si è detto e scritto di tutto, soprattutto da parte di coloro che non c'erano stati mai. La masseria Concuri è stata nel 2010 e nel 2011 una tendopoli nella quale vi erano fino a 500 persone, una tendopoli sulla provinciale con rischi altissimi di salute e di sicurezza. Non può essere la prospettiva una tendopoli con 500 persone a 2 metri dal passaggio a livello. Peraltro, quello che era la masseria Concuri è stato nitidamente descritto da chi c'è stato. Io leggo una delle pagine di Bansagnè, sindacalista della CGIL, che è stato tra i promotori dello sciopero, che ha rappresentato una delle punte più alte delle rivendicazioni dei lavoratori, delle rivendicazioni dei loro diritti nella nostra città nel 2011. Ed egli, in uno dei suoi scritti, descrive così la masseria. Sono arrivato a Nardò il 10 luglio 2011, ho invitato tutti a leggere i libri scritti da Sagnetti nella masseria Concuri, un centro di accoglienza che il comune ha messo a disposizione per alloggiare gratuitamente i lavoratori. Il primo giudizio, un inferno per me. Un inferno, questo è il primo giudizio di Van Sagnetti del centro di accoglienza della masseria Concuri. Non è che dice qualcosa non andava bene, non è che dice sì, alcune cose sì, un inferno. Era come essere ritornati in Africa. Anzi, peggio. Era come essere ritornati in Africa. Poi
anzi, a pensarci bene, peggio dell'Africa. Questo è il centro della tendopoli che l'amministrazione ha ritenuto, non so se più in condizioni di essere aperta, concordando con questo giudizio. L'alloggio nelle tende, 500 persone di diverse culture originarie dall'Africa subsahariana e maghrebina, tutto intorno sporcizi e rifiuti abbandonati. Il primo giorno ho dormito all'aria aperta per terra, perché non c'erano più posti disponibili in tenda. Ero tra gli ultimi arrivati e per fare la doccia dovevo fare la coda. Mangiavamo nei, tra virgolette, ristoranti, tra virgolette, dentro la masseria Monturi, gestiti non dagli chef del nostro litorale, gestiti tutti dai caporali. Dai caporali. Masseria Monturi era gestita dai caporali. Qua avevano addirittura fatto e organizzato i ristoranti. Non ci credo fino a questo. Quindi a chi non c'è stanco, noi, io ribadisco, l'amministrazione comunale ha dato quella risposta della masseria Monturi nel 2010 e nel 2011 perché serviva per avviare un processo di accoglienza. Serviva per avviarlo, serviva per monitorarlo, serviva per calibrarlo, serviva per verificare le esigenze, ma non poteva essere quello il punto di arrivo. Ci è servito. Ovviamente rappresentava un avanzamento, quello rappresentava a sua volta un avanzamento rispetto alle condizioni precedenti, ma non può essere il punto d'arrivo, per queste ragioni. Il punto d'arrivo devono essere condizioni dignitose. A me non sorprende se sono lontani, io lo ripeto, l'anno prossimo troveremo condizioni dignitose come le abbiamo trovate quest'anno. Fino a 3-4 km non sono lontane, è evidente, non possiamo pensare che l'Uliveto possa essere un'alternativa. I giornalisti devono anche sapere che l'Uliveto appartiene ad un cittadino privato, il quale sistematicamente, con rassegnazione, ogni anno fa una denuncia contro ignoti e poi si rimette alla clemenza e poi viene qui e si rimette ai principi cristiani ai quali aderisce. E dice: io ho fatto la denuncia perché si dica che fate quello che volete, non lo so, il fondo è mio, l'importante è che queste persone non stiano male. Si tratta di una proprietà privata, peraltro, perché, e comunque, ripeto, abbiamo anche delle comunicazioni dell'ASL che ha monitorato la situazione, che sono abbastanza preoccupanti, anche se abbiamo attrezzato un'ambulanza anche con la disponibilità di medici, anche con la disponibilità di un medico amministratore, del dottore Luci, che con carattere volontario svolge anche un po' di assistenza medica. Concludo molto rapidamente per dire che su Concubi però sono in piedi dei progetti. Un progetto importante che si inquadra nell'ambito dei progetti a favore dei rifugiati del Ministero dell'Interno. Ed è un progetto che prevede a Concubi la residenza al coperto all'interno della masseria per 16 richiedenti asilo. E voi sapete che noi abbiamo in Italia ogni anno migliaia di richiedenti asilo, persone che raggiungono il nostro paese e che chiedono di rimanervi perché discriminate per motivi politici, di razza, di religione. Non tutti i richiedenti asilo, come è noto, poi ottengono vedono accettata la loro domanda e quindi riconosciuto il loro status di rifugiato. Per la verità una percentuale molto bassa. Nel 2012 la percentuale dei richiedenti asilo ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato è stata in Italia inferiore al 10%, perché il meccanismo di verifica è un meccanismo di verifica abbastanza rigoroso. Però una parte di queste persone ottiene lo status di rifugiato. Noi riteniamo che il Comune di Nardò debba fare la propria parte in una Italia civile, in una Europa accogliente,
in una terra che davanti alle sofferenze, davanti alle discriminazioni non si volta dall'altra parte, la nostra città ha il dovere di fare la sua parte. Quindi noi vogliamo che la nostra città sia al centro di questi progetti. Quindi faremo di tutto perché questo progetto vada in porto e veda Nardò nel quadro di questo percorso, anche con riferimento ai rifugiati o a coloro che ottengono lo status di protezioni di carattere umanitario particolare. Alla masseria con cui sarà anche, è anche oggetto di altre iniziative di servizi, soprattutto di iniziative, qui mi avvio a concludere, di iniziative che riguardano più specificamente le politiche di integrazione. Perché le politiche di integrazione? Perché non si risolve tutto soltanto con il lavoro se c'è un tetto, con un cibo. È evidente come l'aspetto dell'integrazione sia importante per fare in modo che si evitino corti circuiti tra persone che provengono da paesi diversi, e soprattutto perché poi una civiltà cresce se effettivamente l'arricchimento tra culture diverse si integra e rappresenta poi quell'humus di civiltà e di cultura che fa avanzare una comunità. Le politiche di integrazione prevedono diversi sportelli di carattere di assistenza legale, di assistenza culturale, di mediazione culturale, di formazione culturale, che nel quadro delle iniziative dell'ambito di zona, come la vice sindaco Falangoni, il quale prima dell'attuale assessore Fracella ha collaborato, ha dato il via a queste iniziative, servono appunto per creare una forte forma di integrazione con i cittadini extracomunitari, e stiamo lavorando anche per l'integrazione, per forme di integrazione scolastica alta rivolte ai figli dei cittadini extracomunitari che frequentano le nostre scuole. L'amministrazione comunale ha richiesto anche la collaborazione di consulenti specifici, a cominciare dalla dottoressa Claudia Cantatore, che è esperta in integrazione e scolarizzazione di stranieri, perché riteniamo che questi aspetti non siano secondari, e ci stiamo preparando anche alla sottoscrizione di un protocollo con la Summer School di Arti Performative e Community Care, che vedrà il Comune di Nardò accanto ai comuni dell'Unione della Regia Salentina, all'Università del Salento, il Comune di Perpignan, in una iniziativa di carattere culturale che hanno ad oggetto questo. Chiudo con il caporalato e con i problemi legati al lavoro. Noi abbiamo avuto dei controlli, c'è un tavolo provinciale, come è noto, c'è un tavolo comunale, nel tavolo provinciale ci occupiamo anche dei controlli attraverso l'ispettorato del lavoro e attraverso la sezione speciale dei carabinieri che si occupa del lavoro, ci occupiamo di verificare, di ispezionare il lavoro in agricoltura. Le ispezioni che si sono fatte nel periodo estivo, a differenza di quelle che invece abbiamo avuto nei primi 5 mesi dell'anno, dove si sono registrati numeri alti di lavoro nero, soprattutto con cittadini italiani, nel periodo estivo sono fatte 60 controlli su 6 obiettivi, e il numero di lavoratori in nero era di 3, solo 3 su 60, peraltro un autista casertano e un autista tunisino di una società lucana, quindi solo uno lucano. Questi sono dati ovviamente positivi, molto positivi, che danno il segno quindi sicuramente di un mutamento di tendenza evidente. I controlli vengono fatti la mattina, vengono fatti a sorpresa, quindi danno l'idea che non abbiamo più quel fenomeno di lavoro nero che c'era negli anni passati. Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia, anzi l'amministrazione comunale ha richiesto che questi controlli siano più frequenti anche a breve distanza l'uno dall'altro sulle stesse aziende, perché il rischio che si scivoli gradualmente, magari anche per un appagamento di coloro che sono preposti ai controlli e alle ispezioni, gradualmente, piano piano,
a dar corso poi a forme di lavoro nero che piano piano si insinuano, c'è. Così come noi non possiamo considerare debellato il fenomeno del caporalato. Caporalato che, come sapete, è anche diventato reato. Il fatto che sia diventato reato oggi, diciamo, mette in una luce diversa coloro che hanno una predisposizione all'intermediazione di lavoro facendo anche ricorso alla violenza o alla minaccia. Però i fatti che si sono registrati in questi giorni nel Foggiano, anche se hanno all'oggetto altre realtà, sono fatti che noi non dobbiamo pensare che assolutamente non possano appartenere al nostro territorio. Noi non abbiamo registrato fenomeni particolarmente forti di caporalato in questi mesi, però la stessa organizzazione del lavoro, il fatto che si tratti di persone che molto spesso che sono particolarmente vulnerabili per la loro provenienza, per le loro condizioni, per le loro condizioni di bisogno, il fatto che comunque delle persone che sicuramente hanno svolto attività di caporalato negli anni passati siano presenti o possano essere presenti nel nostro territorio in certi periodi, vuol dire che dobbiamo stare molto allerta su questo. L'amministrazione comunale ha chiesto agli ispettori controlli sempre più frequenti. Noi chiaramente auspichiamo che anche la magistratura, in presenza di denunce, noi non abbiamo avuto denunce di caporalato nel nostro territorio in questa stagione, neppure uno, non abbiamo avuto denunce. È chiaro che in presenza di una denuncia è più facile avviare il procedimento, avviare l'indagine. Dove non ci sono denunce è più complicato. Però ecco, noi vogliamo che non si abbassi la guardia su questo fenomeno, perché è facile, anche qui il confine tra l'attività di collaborazione lecita tra connazionali stranieri e il caporalato, l'intermediazione con violenza, a volte è un confine sottile e bisogna tenere gli occhi ben aperti per tutelare i più deboli. Anche per questo noi dobbiamo mettere in campo strumenti di controllo perché questo confine non si superi e perché quando si superi questo confine trovi immediatamente la forza dello Stato e la forza delle sanzioni che l'ordinamento prevede. L'ultimissima battuta, abbiamo detto ieri l'ultima stupidata del segretario della Lega che propone l'abolizione per referendum del Ministero dell'Integrazione, veramente squallida questa catena di attacchi e di ingiurie rivolti al ministro Kiev da quando ha assunto la carica di ministro per l'integrazione. È indegno questo fuoco di sbarramento incivile che proviene soprattutto da settori della Lega, va assolutamente respinto. Io ringrazio anche in questa conferenza stampa, in questo incontro, il ministro Kiev per l'attenzione che porta al nostro territorio e per l'impegno suo e del suo ministero a collaborare con l'amministrazione comunale. Voglio ricordare che poi ho letto anche qualche battuta infelice, non vogliamo che Nardoni diventi come Lampedusa, anche qui a volte. Lampedusa è uno degli esempi più nobili della civiltà europea. Lampedusa è il punto più avanzato della civiltà italiana nel Mediterraneo. Tra Lampedusa e l'altra parte del Mediterraneo ci sono 20.000 morti in fondo al mare. Questo non dobbiamo scordarlo mai. 20.000 morti. Quindi quando noi ci occupiamo di queste vicende, quando citiamo Lampedusa, quando citiamo gli extracomunitari, quando citiamo questa disperazione, non dobbiamo scordarci di questo dato. Lampedusa è quel punto d'Italia che segna il confine di quel mare dove ci sono 20.000 cadaveri di persone, bambini, donne disperate che volevano raggiungere l'Italia e non ce l'hanno fatta.
Il sindaco di Lampedusa, un sindaco è difficile mettersi nei suoi panni, perché ogni giorno che deve affrontare problemi e questioni, che quelle di Nantò, quelle del sindaco di Nantò sono, diciamo, partite morali rispetto a quelle che deve affrontare il sindaco di Lampedusa. Quindi io credo che tutte le amministrazioni comunali d'Italia devono sentirsi solidali con amministrazioni come quelle di Lampedusa, che sono chiamate a svolgere un ruolo quasi sovrumano di amministrazione di civiltà, e poi hanno il dovere di fare la loro parte. Quindi noi siamo qui innanzitutto perché sentiamo il dovere, per il principio di civiltà e di giustizia che devono caratterizzare tutto il nostro paese, il dovere di fare la nostra parte. Io ho terminato, chiedo scusa se l'ho fatta lunga, se ci sono dei chiarimenti. Sindaco, a fronte dei 40.000 euro spesi per il campo di Sciano, quanti ospiti avete avuto nel 2013? In tutto? A Sciano? No, a Sciano non c'è andato. A Sciano non c'è stata presenza, a parte qualche giorno non c'è stata presenza, poi abbiamo ritenuto proprio a quello del chiuso, non ci sono stati, c'è stata soltanto una presenza, la presenza di alcuni lavoratori in un paio di giorni, ma non era che peraltro erano anche altre possibilità di altre destinazioni alternative, per cui non, sostanzialmente non c'è stata presenza. Poi abbiamo ritenuto di non sollecitare presenze di 5, 6, 7 persone, perché a quel punto mettere in moto anche la macchina dei controlli e dei servizi era molto più costoso che pagare una casa. Quindi, c'è tutta un'attività di svuotamento, un'attività di servizi costosa, non costosissima, ma costosa, che riguarda l'energia elettrica, i consumi di energia elettrica, lo svuotamento ogni due giorni di 10 bagni chimici, i rifornimenti di acqua potabile, perché anche se noi abbiamo fatto i controlli dell'acqua ed è acqua potabile, tuttavia abbiamo previsto una fornitura, una provvista di acqua potabile in bottiglia per ragioni precauzionali di sicurezza, in più i controlli di vigilanza, in più i servizi ordinari di polizia municipale e di controllo, per cui per poche persone è evidente che non c'era ragione. Di 6 persone? Sì. 6 persone. No, ovviamente non era il caso di tenere in piedi una struttura che normalmente, diciamo che che deve accogliere almeno una ventina, ecco, è stata dimensionata per almeno 20 persone, anche per dare costi. Sotto 20 sono più convenienti altre soluzioni, anche per i consumi ordinari. Quindi, a parte i due progetti già citati, per l'anno prossimo a cosa state pensando? L'anno prossimo noi abbiamo inviato anche, ci siamo sentiti con la Regione. La Regione ha dato delle disponibilità di massima anche a forme di intervento, anche per alberghi diffusi. Devo dire che poi bisogna vedere quanto sono queste risorse, perché se voi vedete tutti i provvedimenti per gli alberghi diffusi che la Regione Puglia ha adottato e deliberato negli ultimi anni, vedrete comunque due cose. Primo, che alcuni procedimenti sono stati avviati nel 2008-2009 e sono arrivati ad essere pronti nel 2013, cito San Severo. Quindi questo dà l'idea di come non è che dici albergo diffuso che hai risolto il problema. Alcuni procedimenti sono stati avviati nel 2008 con provvedimenti della Regione, quindi richiedono anche un periodo, se si va veloci, un po' di tempo. Secondo, l'albergo diffuso, così come è stato concepito fino ad ora dalla legislazione regionale, prevede la corresponsabilità, principio corretto, e anche il contributo dei lavoratori, perché l'albergo diffuso della Regione funziona un po' come funziona a Sciano, nel senso che ci possono andare soltanto coloro che hanno permesso di soggiorno e coloro che lavorano. Tant'è vero che si chiede addirittura, a differenza dell'area Sciano, si chiede addirittura un contributo economico quotidiano a coloro che ci vanno. Un contributo economico quotidiano che varia da 3 a 5 euro, poi ogni volta ci si adatta ovviamente sulla base
sulla base delle emergenze e sulla base delle cose. Quindi è questa la struttura di quella dell'albergo diffuso. E poi anche i posti, il numero di posti non è che sia altissimo, perché poi le risorse che la Regione ha messo a disposizione non sono molto alte. Se non ricordo male, l'albergo diffuso di San Severo dà alloggio in 3 strutture a meno di 40 persone. San Severo è uno dei centri del Foggiano più grandi ed è al centro di un'area nella quale ci sono migliaia di lavoratori extracomunitari e extracomunitari impiegati. Quindi, eppure l'albergo diffuso di San Severo mi pare che sia stato concepito per 36 persone in 3 diverse strutture. Quindi parliamo di numeri. Tutto sommato sono numeri che per Nardò vanno bene, però. Cioè, se 36 persone, 40 persone in capitanata possono essere un numero esiguo, nella nostra realtà invece 40, 50, 60 persone ci risolvono il problema di chi lavora, visto che già 50, 60 sono già. Quindi noi pensiamo di fare così nell'immediato, ferma restando una soluzione come quella di Sciani, che comunque serve, perché in ogni caso poi o a Sciani o preferibilmente in luoghi più vicini, comunque chi lavora deve avere un luogo dove stare bene, comunque, e potremmo anche, stiamo verificando se riusciamo ad avere la disponibilità di alcuni alloggi di privati, e proporremmo una convenzione con la Regione a favore di questi alloggi. Qualche problema c'è anche qui, perché per un privato proporre per i lavoratori stagionali stare a noi 40 giorni, 45, cambiano, pensate che alcuni che sono venuti a Nardò 20 giorni fa, da 5 giorni sono a Palazzo San Gervasio, quindi alcuni hanno anche una forte mobilità, e qui non è facile collocarli in case private dove poi i proprietari non sempre vedono con favore una modificazione continua di coloro che ci vanno, e soprattutto a un proprietario è difficile dire per 10 mesi che la casa vuota e poi l'affitti per 2, pretende anche un canone che lo ristori anche nei mesi in cui non lo impiegano. Però siccome ripeto il numero non è alto, io credo che possiamo pensare anche a delle strutture, a delle abitazioni nel centro storico, e poi anche se occorre ad una tendopoli come quella di Sciani, anche più piccola, per 30-40 persone. Rimarrà il problema di coloro che non lavorano, e rimarrà il problema, ecco, di alcune persone che sono qui anche d'interno, per le quali io credo che se serva un confronto di carattere generale con la Regione e anche con il Ministero, perché anche per loro si pone un problema di salute, di sicurezza, di condizioni umane. Il fatto che non chiedano nulla, il fatto che non si facciano sentire, il fatto che non lavorino, non vuol dire che non si pone per loro un problema. Molti sono giovani, qualcuno comincia ad essere meno giovane. Un problema che abbiamo il dovere di porci, anche se non sono lavoratori. Io ho due domande più spinose, diciamo così. Perché ha parlato molto ovviamente della situazione generale, in tutto questo non mi è chiaro qual è la responsabilità, la corresponsabilità, l'accoglienza e anche la prevenzione dei fenomeni di caporalato che hanno gli territori locali, cioè gli territori di Nardò, visto che in questi giorni più volte si è detto che almeno 50, 60, 70 persone erano alloggiati a spese, a cura. Sono tutti a spese di datori di lavoro. Una ventina, trentina spese di datori di lavoro, 20, 30 proprio spese. Ma su questi dati voi avete un elenco, una lista per i datori di lavoro oppure vi fidate della loro? No, due squadre, perché le squadre che continuano le angurie sono composte da 6 persone. Sì, la mia domanda è due squadre sono state alloggiate presso la residenza di una ditta, di un datore di lavoro, ci ha alloggiato due squadre. Quindi sappiamo che 12 erano alloggiati. Un altro datore di lavoro ha alloggiato un'altra sua squadra, una delle sue squadre, 6, quindi per 18 abbiamo, diciamo, lo sappiamo, poi con la figura che siamo di più. Ovviamente non è che c'è un obbligo di riferire al sindaco come potete dire,
un paio di squadre erano alloggiate presso una residenza di Cotone di Mare. Un'altra squadra, altre squadre invece hanno scelto, squadre organizzate, squadre più professionali, hanno scelto invece di trovarsi una destinazione, una residenza autonoma, a sé, sempre in genere a gruppi di sé. Questo fenomeno ha riguardato, almeno noi sappiamo, di 6-7 squadre di lavoratori, può darsi che siano un po' di più. Invece abbiamo poi anche alcuni lavoratori che hanno lavorato presso, con regolari contratti, presso i datori di lavoro delle Angurie e che sono rimasti nell'Unideto. Abbiamo anche registrato questo, quindi nell'Unideto, oltre ad esserci dei lavoratori, dei cittadini che hanno lavorato, vi erano anche delle squadre organizzate che sono rimaste, e alcune sono rimaste nell'Unideto. Naturalmente sono dati, poi non sono molti, ripeto, le imprese del settore più note sono meno di 10. Il quadro è quello, più o meno si incrociano i dati del centro per l'impiego, i dati dei sindacati, i dati del datore di lavoro, le notizie che ci ha dato la Caritas, le notizie che ci danno gli stessi lavoratori, il quadro è questo, insomma. La domanda è se c'è stata, l'abbiamo registrato perché abbiamo visto in caso l'affermazione della comandante della Polizia Municipale riguardante lo sgombro della Pagna Prima, nel momento in cui ci sarebbe stata la collaborazione di un set di gente, nel senso etimologico del termine, mediatore culturale, che poi in realtà si è rivelato essere uno dei primissimi sottoprocessi del caporalato nell'operazione SAS. C'è stata una collaborazione tra l'amministrazione comunale complessivamente intesa e questo caporalato? Non è ora. Per sgomberare tre prostitute. Due protettori, quattro giovanotti, perché questo c'era nell'ex-parlamento. Polizia, carabinieri, polizia municipale, se occorre l'esercito, l'aeronautica, hanno bisogno di chiedere una collaborazione. Abbiamo chiesto ai presenti, abbiamo detto ai presenti, guardate che sabato mattina, siccome non tutti parlavano italiano, alcuni residenti andarono, due ragazzi, vi erano quattro persone residenti andarono, le quattro persone che se essendo residenti andarono parlano italiano, parlano dialetto, parlano anche le lingue di provenienza, abbiamo chiesto di riferire che il sabato mattina avremmo liberato le residenti. Tra queste quattro persone, quali il corpo si è fatto a tutti i presenti, pure tra queste quattro persone, vi è anche, perché erano i presenti, vi è anche un cittadino tunisino con permesso di soggiorno che risiede a Nardò e che è imputato nel processo della cosiddetta operazione Salva. Non abbiamo impedito a lui di tradurre. Del resto c'era anche qualche telecamera presente il giorno dello sgombro, avete visto che c'è stato il video, visto che c'era. Sì, perché evidente che lo sgombro era già il giorno dello sgombro. C'eravamo andati prima, abbiamo detto guardate, abbiamo questi elementi, io peraltro, mentre per l'Uliveto do queste notazioni giuridiche, perché poi chi segue il problema deve anche verificare come l'amministrazione comunale si muove anche sulla base di norme di diritto stringente. Noi all'amministrazione comunale sono pervenute diverse note dell'ASL, per esempio ora è pervenuta una nota che riguarda le condizioni dell'Univeto. Nella nota che riguarda le condizioni dell'Univeto non c'è una richiesta immediata di sgombero per ragioni di urgenza. Nella nota che invece ci è pervenuta con riferimento all'ex falegnameria c'era una richiesta urgente di sgombero per ragioni di sicurezza contingibile. C'era quindi mentre per un divieto l'amministrazione comunale può valutare, può decidere, può graduare, per l'ex falegnameria non c'era la possibilità di scegliere. Quindi noi potevamo fare due cose, perché la nota dell'ASL è arrivata a questo comune il 15.
Poi c'è stata la coincidenza della visita del ministro Pia, che ho visto che qualche giornale ha notato, soprattutto quelli non vicini a noi, quelli più lontani, che non hanno corrispondenti locali sempre qui, hanno notato che l'abbiamo sgomberata il giorno prima, la nota dell'ASL, lo dico perché questi sono i fatti, è arrivata il 15 luglio, lunedì 15 luglio in comune, l'abbiamo esaminata il 16, ci siamo recati subito all'ex Falegnameglia e abbiamo spiegato agli occupanti, anche attraverso avvalendoci della collaborazione di coloro che parlavano l'italiano e anche la lingua degli occupanti, abbiamo spiegato che più di 2-3 giorni non potevano stare, cioè non potevano rimanere. Poi qualcuno, per realtà qualcuno c'è pure rimasto, come 3-4 ci sono anche rimasti, perché poi non, abbiamo spiegato che non potevano starci perché il sindaco aveva l'obbligo di procedere allo sgombero. Torneremo di nuovo a spiegarlo anche ai 4 e tunisini che sono lì, non possono rimanere, perché comprendete che con una nota come quella dell'ASL il sindaco ha il dovere di tutelare la loro sicurezza, non è una cosa, non è un problema di tolleranza, io dico dei problemi molto seri con riguardo all'extraregionalità, anche se noi abbiamo murato la parte superiore, perché essendo priva di ballatoi e di ballaustre rappresentava il pericolo più grande. Così come abbiamo poi eliminato tutte le fonti di pericolo, bombe di gas ed altre che erano presenti e che ci hanno state segnalate. Per quanto riguarda i datori di lavoro, la domanda che faceva il dottor Lugo, noi ribadiamo i datori di lavoro, che abbiamo sempre detto, noi non consideriamo la battaglia contro il caporalato finita e vinta. Noi la consideriamo ancora anche per quello che accade in località vicine alle nostre. Quindi per noi non è un pericolo. Quindi vuol dire che chiediamo ai datori di lavoro di collaborare nella forma più attiva possibile contro forme di caporalato. Quindi vuol dire che ci risentiremo, valuteremo anche con loro e con i sindacati in che modo si può organizzare la forza alla manodopera, ma ripeto, per l'amministrazione comunale la guerra contro il caporalato non è terminata, non è ancora stata vinta completamente, per cui serve la collaborazione forte anche del datore di lavoro e noi la chiediamo in maniera ferma. Si è sentito la sua maggioranza sulla riapertura dei concuri, perché qualche resistenza in passato c'è stata, no? Qual è un mistero? Sulla riapertura per le richiedenti asilo? Anche le richiedenti asilo, sono quelle che hanno avuto qualche frenata da una parte o dall'altra. Fermo restando chiaro, diciamo che il CARA è un'altra cosa rispetto al centro d'accoglienza, non c'è dubbio, e quindi probabilmente sulla città. Il progetto è stato approvato all'unanimità dalla Giunta, per tutte le forze di maggioranza presenti in Giunta. Poi sono nate un po' di comprensioni con riferimento all'organizzazione del servizio di accoglienza dei concuri, perché è evidente che quando si parla di apertura a concuri, se si pensa alla tendopoli con 500 persone, delle quali 200 passate per terra, magari si può pensare che si può ritornare a quell'esperienza, però ripeto, 16 richiedenti asilo, come può una città come Nardò, di 32.000 abitanti, con la nostra storia, con la nostra cultura, con la nostra civiltà, come possiamo dire noi non vogliamo fare la nostra parte con riferimento alle politiche di accoglienza a favore dei rifugiati politici o per discriminazioni religiose? Questa questione non è una questione che può essere discussa in maggioranza, questa questione attiene all'anima della nostra città, non si può discutere, quindi è chiaro che ecco perché non mi